Ancora ben ritrovati, ancora da parte nostra di tutti noi di Futura Production, tanti auguri di buon anno a tutti. Come anticipato nei titoli la cronaca in primo piano con la tragedia che si è consumata ieri nel Messinese dove un istruttore di parapendio è morto dopo essersi schiantato sulle colline tra Taormina e Castelmona, gravemente ferita la donna che volava con lui. Mariella So Un terribile incidente è avvenuto ieri nel primo pomeriggio a Monte Venere, nelle colline tra Castelmola e Taormina, esattamente all'altezza di Contrada Moli. La vittima era l'aiutante pilota Alessandro Melfa, 52 anni originario di Catania. La passeggera una sua amica Maria Iosei Saia, pilota anch'essa a Grigentina, ma residente a Gallodoro. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche il sindaco di Castelmola Orlando Russo. Per Alessandro Melfa non c'è stato nulla da fare, vano si è rivelato il tentativo di salvargli la vita. Mentre per la donna sono state attivate le procedure di elisoccorso ed è stata subito ricoverata in codice rosso per un grave politrauma all'ospedale Cannizzaro di Catania. A trasportarla nel nosocomio etneo è stato l'elicottero Drago 56 del reparto volo dei vigili di Catania intervenuto su segnalazione della sala operativa dei pompieri di Messina. Secondo una prima ipotesi il parapendio lanciato da Montevenere a Castelmola avrebbe urtato contro dei fili elettrici dell'alta tensione, fili già stati segnalati. Anche in precedenza, negli anni scorsi, infatti, un altro parapendio era caduto nella zona. Ma in quel caso il pilota era riuscito a salvarsi. Si sta cercando adesso di ricostruire la dinamica di questo drammatico episodio che è costato la vita ad un uomo molto conosciuto dal team e dagli appassionati della scuola. Etna Fly, presieduta dall'istruttore Gabriele D'Arrigo, che ha espresso sentito rammarico per la tragedia accaduta. A Messina adesso, dove una corsa di cavalli clandestina sul il viale Giostra è stata interrotta dalla polizia, ha denunciato un uomo di 75 anni. Maltrattamenti di animali e competizioni non autorizzate, questi reati per i quali un messinese di 75 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Messina nei giorni scorsi. L'uomo, con precedenti penali tra cui abbandono e maltrattamenti di animali, è stato nottetempo raggiunto e bloccato nel corso di una gara clandestina di cavalli lungo il viale Giostra tra due calessi, uno dei quali da lui condotto. A seguire i due calessi in corsa a folle velocità, uno sciame di ciclomotori impegnati ad incitare gli animali con i claxon e subito dileguatasi all'arrivo dei poliziotti una volta raggiunto e bloccato il 75enne invece è stato scortato sino alla stalla in cui veniva custodito l'animale dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato medicinali ad uso veterinario il cavallo ed il relativo calesse invece sono stati sottoposti a sequestro sono in corso al momento ulteriori accertamenti volti a stabilire eventuali irregolarità e ad identificare gli altri responsabili